hanno avuto la benedizione del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, gli attivisti dei centri sociali che stanno per salpare dal capoluogo campano a bordo di una nave di linea diretta a Catania per raggiungere Taormina, dove è in corso la riunione del G7. Contestare il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, e gli altri leader politici riuniti nel piccolo comune siciliano per discutere di immigrazione e politiche economiche, l'obiettivo. Un contro G7 in pratica, che non vedrà solo in prima linea il laboratorio Insurgenza e le altre realtà napoletane, ma attivisti arrivati al porto di Napoli da tutta Italia. Sì, andiamo a Taormina, abbiamo deciso di partire dal porto di Napoli come luogo simbolo anche di quelli che sono i discorsi che vogliamo portare. Napoli sarà il concentramento per varie realtà che andranno a Taormina da tutta Italia. Io vengo dal Veneto e credo che la presenza di Trump al G7 sia una cosa molto paradigmatica della fase che stiamo vivendo. Una fase in cui Trump si erge a punto di riferimento per tutte le destre populiste e xenofobe che vogliono fare della retorica di chiusura ai migranti la propria pratica politica quotidiana. È simbolica la nostra presenza perché veniamo dal Veneto, terra che storicamente è terra della Lega, terra che si rifà, o meglio, terra della Lega, ma anche di un Veneto diverso che non vuole sottostare a queste teorie di chiusura e difesa etnica. È chiaro che non accetteremo nessun tipo di limitazione al diritto al dissenso, al diritto di parola, che diciamo, proveremo a garantire in maniera determinata. È chiaro che mentre i sette potenti del mondo si chiudono su una roccaforte, e Taormina anche simbolicamente, no? È particolarmente efficace da questo punto di vista, c'è un popolo che prova a raccontare che un altro mondo è possibile e necessario. Abbiamo scritto questo proprio perché crediamo che da Napoli si stia provando a sperimentare insieme alle altre comunità indipendenti e ribelli del resto del paese.